Parliamo di asintoti di una funzione. Allora, consideriamo il grafico della funzione y uguale 2x più 3 fratto x meno 2. Allora, questo è il grafico, abbiamo questo ramo e quest'altro ramo è una funzione razionale fratta, questa. Condizione di esistenza deve essere x diverso da 2, quindi 2 è un punto di accumulazione, quindi non esiste nel punto x uguale a 2, esiste nell'intorno di 2. Dal grafico si evince che la retta verticale x uguale a 2 è un asintoto verticale perché la funzione si avvicina senza avere mai un contatto, quindi la distanza, se vogliamo, tende a 0 ma non tocca mai la retta, non c'è una condizione di tangenza. Mentre la retta orizzontale y uguale a 2 è un asintoto, se vogliamo, orizzontale, perché? Perché all'infinito, quindi a più infinito e x tendente a meno infinito, la funzione si avvicina anche qui alla retta orizzontale senza essere tangente. Si parla di tangenza in un punto all'infinito. Quindi la retta y uguale a 2 si dice che è un asintoto orizzontale. Ricordiamo che, e lo diciamo nella successiva slide, che gli asintoti non sono rette tangenti, sono rette a cui la curva si avvicina, e soprattutto nel caso del disegno, per la retta x uguale a 2, esso è individuato dal denominatore. Se guardiamo, ponendo x meno 2 uguale a 0, richiamiamo l'asintoto verticale delle funzioni di razioni fratte, mentre l'asintoto orizzontale viene ricavato tramite l'operazione di limite per x che tende ad infinito. Una lettera definita asintoto per il grafico della funzione se essa si avvicina alla funzione per alcuni valori della variabile x senza mai toccarla. In modo improprio, diciamo, senza mai toccarla, perché? Perché non ci deve essere, abbiamo detto. Naturalmente non ci deve essere nel punto che noi abbiamo indicato qui e qui una condizione di tangenza. Quindi c'è un avvicinamento indefinito ma mai una tangenza. Abbiamo detto che la retta verticale x uguale a questa retta è un asintoto verticale per la funzione. E questo si ricava anche dal fatto che facendo il limite per x che tende ad a da sinistra e da destra, la funzione tende da una parte a più infinito, dall'altra parte a meno infinito, quindi questo valore del limite destro e sinistro diverso ma tendente all'infinito, quindi la funzione diverge, ci dice che nel punto x uguale a c'è un asintoto verticale. Qui invece abbiamo un'altra funzione invece che quando x si allontana all'infinito positivo, la funzione tende ad una quota e si mantiene a quella quota. Se vogliamo quota L, ma è una quota tendente ad L, e questo ci dice che per valori di x che tendono all'infinito la funzione a un certo punto non cresce in modo indefinito, ma rimane al di sotto di L. Si dice che y uguale ad L è un asintoto orizzontale. Come si ricava analiticamente? Facendo il limite per x che tende a più infinito, in questo caso, della funzione. Se il risultato del limite è un numero, e quindi L rappresenta un numero, y uguale ad L è un asintoto orizzontale. L'asintoto orizzontale può esistere se il dominio della funzione è illimitato a destra e o a sinistra. Se abbiamo funzioni limitate, naturalmente si esclude la ricerca di qualunque asintoto obliquo, ovvero orizzontale. Qui abbiamo invece una funzione che per x che tende all'infinito cresce ma adagiandosi a una retta che è la retta y uguale a mx più q. E questa retta inclinata che è una Si chiama asintoto perché fa da sostegno per x che tende all'infinito alla funzione. Come si ricava? In questo caso dobbiamo essere certi che, avendo fatto questo limite per x che tende all'infinito di fx, esso sia infinito. Perché se il risultato fosse stato un numero, avremmo avuto un asintoto orizzontale, come abbiamo detto nella slide precedente. Se accade questo, può esistere l'asintoto, può esistere. E ricordiamo che l'esistenza è sempre diciamo possibile se la funzione è limitata a destra e o a sinistra. In questo caso l'alunno dovrà calcolare
m e q, perché la detta equazione esplicita y uguale a mx più q, m come limite per x che tende a più o meno infinito di fx fratto x, e q come limite per x che tende a più o meno infinito di fx meno mx. Chiaramente m deve essere finito e diverso da 0. Se m è un numero, si calcola q. A questo punto la retta y uguale a mx più q rappresenta all'infinito, ricordiamo, l'asintoto obliquo. Qui diamo una definizione rigorosa di limite, no? Prima l'abbiamo data, ma in maniera molto intuitiva. Qui diciamo che se questa è la nostra funzione, quella in rosso, e questa retta rappresenta un asintoto, in questo caso non è verticale, non è orizzontale, ma è inclinato, lo chiameremo obliquo, si dice che la curva g, la funzione fx, no? Eventuale grafico della funzione fx, ammette la retta r, che è questa in blu, come asintoto obliquo, in questo caso, se la distanza ph, no, la distanza del generico punto p della curva della retta r, tende a 0 quando p si allontana indefinitamente su g, cioè nel senso che ph è la distanza, no? È, diciamo, il segmento di perpendicolare condotta da p alla retta, e quindi h è il piede della perpendicolare. Quindi se ph tende a 0 man mano che h si allontana lungo la retta R, in questo senso, tende, non è che sia uguale a 0, altrimenti avremmo una tangenza, in quel caso diremo che sia l'esistenza di un asintoto. Questa condizione è verificata in generale per un asintoto orizzontale e per un asintoto, diciamo, anche obliquo. Qui abbiamo degli esercizi, qui abbiamo una funzione razionale fratta, naturalmente questa, il campo di distanza è determinato ponendo il denominatore, quindi 2x quadro meno 5x più 6 diverso da 0, quindi noi dovremmo escludere i punti che lo annullano. Qui facciamo semplicemente il limite per x che tende a più infinito e a meno infinito, perché la funzione comunque è illimitata a destra e a sinistra. Facendo il limite, se trascuriamo gli infiniti deboli 7, 5x, 6, 5x, semplificando x quadro con x quadro, il risultato del limite è 3 mezzi, no? Perché questo rapporto dà un limite equivalente a questo. Chiaramente si fa la stessa cosa per x che tende a meno infinito, trascurando gli infiniti deboli, il risultato è 3 mezzi, e questo dimostra che la retta orizzontale y uguale a 3 mezzi è asintoto orizzontale. Se invece consideriamo quest'altra funzione, la quale è una funzione fratta, e non esiste nei punti che annullano il denominatore, quindi qui io la fattorizzo numeratore e denominatore, tra l'altro semplifico, e abbiamo x più 3 fratto x meno 2, e soprattutto dobbiamo dire che la funzione non esiste, naturalmente, qui, ecco, volevo far notare che si tende a semplificare questo valore con questo, quindi io semplifico x meno 3 con x meno 3, chiaramente la funzione è x più 3 fratto x meno 2 con x diverso da 3, dobbiamo escludere il punto 3, in 3 non esiste, no, non va escluso soltanto il 2, anche il 3, cioè non esiste nei punti che annullano il denominatore, sono x uguale a 2 e x uguale a 3. Qui facciamo il limite intorno al punto 2, destro e sinistro, no? 2 meno 2 più significa limite destro e sinistro, lo vediamo qui, chiaramente un valore viene meno infinito, l'altro più infinito, quando avvicinandosi a un punto il risultato del limite è più o meno infinito, la retta x uguale a 2 è l'asintoto verticale della funzione. Qui finisce l'esercizio. Qui invece abbiamo un altro esempio dove andiamo alla ricerca dell'asintoto obliquo. Questa è una funzione illimitata sia a destra che a sinistra, non esiste quando 2x più 5 uguale a 0, quindi deve essere x diverso da meno 5 mezzi come condizione di esistenza. Se andiamo a fare la ricerca del limite orizzontale, esso non esiste. Se invece andiamo alla ricerca di quello obliquo, ci accorgiamo che m si ottiene come limite per x che tende a più infinito o meno infinito di fx fratto x. Questo 1 su x è, come dire, fratto x. Si moltiplica x per 2x più 5, si trascurano gli infiniti deboli 7 meno 5x, 5x, semplificando, il risultato è 3. Stessa cosa si fa per meno infinito, il risultato è 3. Chiaramente la retta è la stessa, si calcola q come fx meno mx, mx sarebbe 3 per x.
l'MCM2X più 5 si riduce allo stesso denominatore, semplifica, il risultato è meno 10. La retta obliqua y uguale a mx più q è l'asintodo obliquo della funzione. Fine della lezione. Altre informazioni e altro materiale lo possiamo trovare sul blog madepetracca.blogspot.it.